Narrami, o musa dell'eroe multiforme che tanto vagò dopo che distrusse la rocca sacra di Troia. Di molti uomini vide la città, conobbe i pensieri, molti dolori patì sul mare nell'animo suo, per riacquistare a sé la vita e il ritorno ai compagni. Ma i compagni neanche così li salvò pur volendo. Con la loro impietà si perdettero, stolti, che mangiarono i buoi del sole Iperione. Ad essi tolse il dì del ritorno. Racconta qualcosa anche a noi, Odea, figlia di Zeus. Eh? Sono commosso. Sono commosso. Tanto gentile, tanto onesta parla la donna mia quando è l'altrui saluta. Uguale. Ma hai presente? Questo è il gol in contropiede dopo che uno sta festeggiando. Quella è show. Questo è uguale. Però io vorrei tranquillizzare tutti. Sono commesso. Guarda, ho cambiato lavoro da pensionato commesso. Io invece sono diventato il pastore, diciamo, di maiali, Eumeo. No, vabbè, adesso basta far finta di essere stolti, come dice qua. Con sto sbocco di cultura qua, presentiamo, perché non ci ho mica riconosciuto. Hai ragione. Allora, io sono Bob, no, piacere, Bob, piacere. Tu Omero, io Dante, sai, qua. Bob Omero e Big Mo Dante. Vabbè, sì, stanno proprio male anche detti assieme. Proprio vedi che non c'è assonanza di nessun tipo. No, comunque, no, ascoltami. Big Mo Dante. Non ti chiamerò Big Mo Dante, guarda. O ti chiamo Big Mo, che mi fa più piacere, o Dante, però dopo te ne assumi la responsabilità. No, Dante. Scusami, avevi una sigla nei cavalli? No, tu non eri allevatore, non sei mai stato allevatore. No, non sono mai stato allevatore. Perché io almeno potrei chiamarmi Omero Logan. Proprio volendo, sì, no? Almeno. Sì. Ma signori, ma state tranquilli, ben ritrovati tutti su Race Off, su questo podcast che tanto vi è mancato, tanto che effettivamente ce l'avete anche proprio richiesto. Ma la cosa pazzesca, che Moreno, tu non lo sai, perché io guardavo ogni tanto i dati degli ascolti, perché dico adesso si dimenticheranno di noi, ma niente, niente. Io vedevo tutte le settimane, vedevo degli ascolti di quella puntata, di quell'altra, quindi andare a pescare di qua e di là, quelle del passato, anche quelle importanti, quelle con l'indimenticabile Salvio Cervone, che è stata ovviamente sotto due puntate molto 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 ascoltate. Ma la cosa per cui comunque devono chiedere scusa, perché io ieri ho notato un dato un po' particolare che non è stato il decisivo per il rinizio, perché ne avevamo parlato, Moreno, lo possiamo confidare, ma l'abbiamo deciso così stamattina, abbiamo preso la decisione. Esatto. Ieri, mentre vado a guardare, vedo 14 ascolti, che considerando che, ripeto, poteva esserci 2 o 3 ascolti al giorno, ma non 14 in un giorno, e vedo che tutti sono concentrati su una puntata. Dico, oddio, cosa è successo? Era la puntata della Lotteria Live. Ti ricordi che avevamo fatto un live il giorno della Lotteria? Difatti sono andato io 14 volte a ascoltarla, a vedere se riuscivo a beccare l'utente. Invece non l'ho beccato il vincente, niente, neanche, perché chi pensavi, è come Ritorno al Futuro, avevi trovato il manuale, l'almanacco con i risultati. Io volevo giocare con Time Bourbon, ma non correva. Fantastico. Io avevo sentito che aveva vinto Benzai Bourbone, hai capito? Allora l'ho riascoltata 14 volte per quello, perché non ero convinto. Eppure non parte, dice, ma perché continuano a dire che questi due cartini, dicevi, no? Di fatto infatti sono sbagliato, allora li ascoltavo. Vabbè, allora non chiedo scusa a nessuno. Guardare. Se l'hai ascoltato 14 volte tu, allora non chiediamo scusa a nessuno. Penso un po', sai, sono un po' tardo io, non è che sono proprio, non è che ci sia proprio Dante. Ma se sei Dante.
Sì, prendente che Dante, mai Dante una volta, che il discorso della prosa è diverso dall'intelligenza. Uno può essere prosaico senza essere intelligente. Si può essere tutto, poi, ma tu esatto. sei comunque l'enciclopedia, questo rimane fisso. Sì. Ippica, tra l'altro, scusami, poi in una delle prossime puntate ci dirai il tuo programma elettorale che ci avevi presentato anche ufficialmente, che risultati poi ti ha dato nell'ultimo anno, perché diciamo che è 9 mesi che manchiamo, magari hai avuto, visto che ci sono delle lezioni a ripetizione a go-go, magari hai avuto qualche risultato che non so. Però volevo specificare una cosa, nella mia lettura iniziale, l'incipit dell'Odissea, ovviamente io volevo specificare che Zeus non è cavallo, come neanche Iperione, anche se effettivamente Iperione Red ce lo possiamo anche ricordare, Iperione Red, giusto? No, non me lo ricordo. Iperione Red? Non me lo ricordo. Come, se me lo ricordo io, come fai a non ricordartelo tu? Dopo, no, mentre parliamo vado a cercare, io mi ricordo un Iperione Red. E cos'era, un figlio di Alfonso Red? Di quella stirpe lì, ti ricordi quelli? Figlio di Red, mi ricordo. Iperione... Adelfo Red. Live, live. No. Comunque, ascolta Moreno, perché siamo tornati noi? Perché gli altri stanno dicendo, ok, bene, adesso quindi cosa succede? Succede che adesso sono affari loro. Adesso vi tocca ascoltarci. Visto che comunque siamo tornati, perché abbiamo avuto un sacco di richieste, veramente gente che in ginocchio pregare. Sì, continuate così, continuate così. E io ho detto, non stiamo facendo niente, e difatti continuate pure a non fare niente, perché e allora noi siamo tornati. Come tutti si pregarono di continuare a non fare niente, noi siamo tornati a non fare niente perché non è che prima avessimo fatto qualcosa. No, raccontavamo storie di ippiche, di cavalli del trotto, di questo mondo che a noi piace tanto. Io, sfruttando la tua competenza e la tua lunghissima età, che ripeto non sto neanche più a ricordare, sapete che ha 156 generazioni alle spalle, decinaia e sul fatto che ci piace di raccontare di tutte queste storie, di questi personaggi che rendono bellissimo questo mondo, e certe volte anche un po' anche raccontato male, diciamo, abbiamo la presunzione di volerlo raccontare in maniera un po' più simpatica, un po' più brillante di quello che mediamente viene fatto. Noi, al di là dei gran premi, noi sicuramente lo raccontiamo benissimo. Siamo bravi. Molto bene, ma meglio di così non si può raccontare. Come lo raccontiamo, non lo racconta nessuno, perché non ci caga il mondo. No, anche perché ripeto, non ce n'è un altro, nessun altro non ci ha pensato a rifare un'altra cosa, un podcast dedicato al mondo del trotto, non esiste. Cioè, andatelo a cercare, c'è il nostro. No. Quindi bisogna sapersi anche con te, perché siamo gli unici. Peccato, per fortuna chi lo sa, però siamo anche ripartiti, perché in fondo era giusto ripartire da un avvenimento. Se proprio si doveva, e in qualche modo ci fa piacere, divento serio per un secondo, davvero mi è dispiaciuto in qualche modo allontanarmi, ma impegni mi sono dedicato, diciamo, una volta ti dicevano dati all'ippica, invece io mi ero dato all'ippica e mi hanno detto dati al basket. Al basket, esatto, siamo passati da lì, ma più o meno... Per cui mi sono dedicato, oltre al mio lavoro, quello che poi mi porta quel piccolo contributo che mi serve per mangiare come tutti, ho dedicato il tempo residuo alla pallacanestro e non all'ippica. Adesso, finito l'impegno con la pallacanestro, ripartiamo ovviamente. Voglio specificare, io non è che sono diventato il rompiscatole a 360 gradi, posso anche essere definito tale. Diciamo che mi sono messo queste vesti, che magari quest'estate ricapiterà che rivestirò, esatto. Per questa rubrica. Esatto, anche a cavallo in pista per la stagione di Cesena, che tornerai, perché io non ho molto tempo, sono molto impegnato. Anche tu col basket, vero? No, che basket, Hollywood, io ragazzi. Ah, sei Hollywood? Dopo poi... Adesso, ma piano che, piano, cioè, sei attore, regista, tutto, scenografo, tutto. Io ballo tutti i tipi di tippetap, tutto. Sì, sì.
ballerino, tutto. Quindi stavo provando a star serio, ma non mi riesce. Mi svelerò poi. Ok, mi svelerò quindi, poi. Allora io torno a fare il rompiscatole, tu invece vai a fare il personaggio di livello a Hollywood. A Hollywood. Ristorante a Hollywood, intendo, no? Non so se Hollywood o Bollywood, adesso vedo. Ascolta Moreno, allora abbiamo fatto i nostri 10 minuti in cui vi abbiamo dato il benvenuto, no? Noi siamo sempre quei due asini che eravamo prima, i nomi sono rimasti quelli, Bob e Big Mo, e il format è più o meno sempre quello. Io ripeto, mi dovrò rimettere in pari perché ho perso un po' di tempo, quindi mi sono perso, quindi mi perdonerete se dirò qualche fesseria ulteriore rispetto a quelle che sono, ecco, quelli non c'è stata variazione nella coda, c'è sempre la coda. Due orecchie, due redini lunghe per quando si tratta, sì, di trotto, due redini un po', esatto, più corte per il galoppo, e sì, quindi più o meno le regole di ingaggio, esatto, sono quelle, no? Poi ripeto, esatto, visto il mio talento già dimostrato in pista e già raccontato anche dai personaggi che mi hanno conosciuto, ho avuto la fortuna di conoscermi in pista, non c'è bisogno di aggiungere altro. Invece volevo andare a quello che è stato l'avvenimento scatenante di questa ripartenza di Race Off. Sì. Allora, noi siamo partiti, facciamo il punto della situazione. No, la prima puntata di Race Off è stata fatta per il campionato europeo. Bravo. Ecco. Un po' alla cazzo, però, quello rimane. Vabbè, perché le altre come cazzo sono state? No. Era come dire, si parte un po' così, poi invece dopo si migliora. No, invece noi no. Siamo rimasti assolutamente uguali a noi stessi. Esatto. Però bravo, è vero. Quindi prima assoluta campionato europeo. Esatto. Poi dopo il derby. Esatto. Che tra l'altro lo ricordiamo, illustrissimo ospite Giulio Luppi con la diretta televisiva, diretta, c'è una ripresa televisiva improbabile, vabbè, ma questo fa parte della storia. Poi durante una delle nostre pause siamo ripartiti dopo una Merrick, quindi c'è sempre la corsa di riferimento, stavolta è stata in lotteria. Un lotteria che io ho sentito particolarmente perché, avendo ripreso contatto, la vittoria di Antonio Di Nardo e anche di Ciro Di Nardo, che lavora appunto nel team di Casillo, mi aveva particolarmente colpito, anche perché da 20 giorni, un mese, è venuto a mancare il papà dei tutti Di Nardo, Gaetano, Antonio e appunto Ciro. Quindi questa vittoria di Antonio Di Nardo mi aveva particolarmente colpito, e anche perché è stata una storia un po' particolare che sono andato a vedere. Cavallo che viene da una prestazione molto incolore nel Costa Azzurra, che mi hanno raccontato molto peggiore di quello che avevo poi visto io nei giorni scorsi. Però insomma, cavallo che veniva da un'avventura in Francia che sembrava un po' averlo portato alla fine. Sì. Correggimi, che sono andato a leggere un po' di prestazioni, sì, qua e là, sì. Invece tornato in Italia. Poi ti dirò che non era un cavallo da Francia, difatti le prestazioni migliori le ha fatto quando è venuto in Italia dalla Francia. In Francia non è che abbia brillato, come Nadal Shiba è un cavallo più da 2006 che da 2008, quindi sì, in Francia secondo me ha perso solo del tempo. Comunque, vabbè, ognuno poi della sua roba fa quello che gli pare. Proprio assolutamente. Pare. Pensavo, comunque un cavallo che dopo... giusto. Andiamo a vedere, comunque è una bella cifra vinta. Una banca. Come tutti i figli. Niente, quindi vince Capital Mail e c'è la grande sorpresa di Vernissage Griff che tutti si aspettavano, ma alla fine purtroppo un inciampone, nel vero senso della parola, lo ha portato a essere eliminato dalla finale. Ma andiamo a vedere cos'era successo nelle batterie, ti va? Sì, andiamo a vedere. Allora, perché io appunto ritorno nel dorato mondo del trotto così, e proprio dorato è il termine corretto, perché continuo a vedere una predominanza del giallo. Sì. Anche una predominanza molto significativa, cioè mi sono allontanato 9 mesi fa che c'era questa situazione e mi sembra che, anzi, delle due sia anche un po' implementata, perché insomma vedo la prima batteria vince Diamond Truppo, guidato, sì, Antonio Velotti, ma facendo parte della scuderia di Goccio d'Oro. Io adesso Velotti guida i cavalli della Pacchino Horse, che sono allenati da Goccio d'Oro, però Goccio d'Oro, non potendo salire su tutti i cavalli, sulla Pacchino Horse sembra che appunto Banderas B, Diamond Truppo ci salga appunto Velotti, che è in gran forma, effettivamente in gran forma, niente da dire. Bene, quindi
vince bene, ma in questa corsa mi viene da sottolineare, ripeto, per uno che arriva un po' alla delusione di Achela Palfermi. Io me la ricordo nel Gran Premio lì di Montegiorgio, quello, adesso non mi viene il termine, quello che ha vinto l'anno scorso, sì, il Palio dei Comuni. Il Palio dei Comuni, bravissimo, grazie. E quella roba lì, poi insomma, rimane secondo dopo una partenza che aveva eliminato Always K, perché partenza bellissima, no? Cosmos Prince da fuori, pum, una scheggia, Achela Palfermi prova a tenere la posizione, in mezzo c'è Always K e tra i due litiganti il terzo rompe. Sì. Questo è un adattamento della cosa. Sbaglia Always K, rimangono Achela Palfermi e Cosmos Prince, sfila Cosmos Prince, Achela Palfermi rimane seconda e, visto che il campo di partenti non mi sembrava tale da giustificare una sua eliminazione, ero convinto che nei tre ci sarebbe rimasta. Invece Diamond Truppo ampiamente ci stava, Nile Broad e Gigolo Lover onestamente potevano anche rimanere fuori, potevano, invece no, hanno corso bene e ci sono piazzati giustamente in finale con giusto mezzo. Nile Broad poi diventerà un protagonista anche della finale. Comunque un cavallino Nile Broad che poi alla fine è sempre lì, lui magari non ha quelle punte di prestazioni particolari, ma no, però è un cavallo, sì, un cavallo utile, molto utile. Anche quindi, prima batteria si qualifica un Diamond Truppo 1-11-3, ricordiamo il tempo perché il tempo è determinante per l'assegnazione dei numeri, secondo Nile Broad, terzo Gigolo Lover con Nicolas Bazir. Seconda batteria era la batteria che tutti aspettavano, Vernissage Grieve, per vedere la versione che, di questo ormai eroe del trotto moderno, perché così ormai è diventato Vernissage Grieve. Raccontaci un attimo di Vernissage in questi ultimi mesi, ne aveva fatta una grossa. Ne ha fatto una grossa, sì, ha fatto Cagnes-sur-Mer 1-8-9, in totale scioltezza, effettivamente 10 anni 1-8-9, è veramente tanta roba, è un po' come l'araba felice. Sì, soprattutto felice, felice, cioè, l'arba felice. Che risorge sempre dalle sue ceneri, quindi veramente tutte le volte l'arba felice, è bello, io la condivido, l'accendo, pensi che sia finito, tutte le volte risorge, è grande cocciadore, grande permissaggio e grande anche Gennaro Ricci, perché diciamolo, anche Gennaro Ricci è un grande, certo. Quindi diciamolo, perché se lo merita tutto. Tenere un cavallo. Io ho un ricordo che voglio condividere, ovviamente, Gocciadoro, Chance-au-Chef. E poi ricordiamo anche quell'altro cavallo che si è ritirato relativamente poco. Insomma, Alessandro Gocciadoro, i cavalli anziani, ha sempre dimostrato di avere feeling. A Razzi Bocco, esattamente. Bravissimo. Ha corso fino a 10 anni, a 9 anni ha vinto il France. Quindi questo è un merito che gli dobbiamo assegnare, non che non ne abbia altri, perché sta dominando la scena europea, non più solo italiana. Quindi è giusto che gli riconosciamo anche questa cosa, che con i cavalli anziani, evidentemente. Sì. E che vuol dire tante cose. Un cavallo anziano che arriva a una certa età ancora con grande spolvero vuol dire effettivamente una cura che è necessaria, perché sennò. Del resto, anche te, se io non ti avessi tenuto così bene, esatto, sarei già rimbambito. Esatto, invece no. Invece no. Invece. Proprio. Quindi vince Vernissage Grieve, così proprio pipa in bocca, 1-10-6. Così tanto per quindi vince benissimo. Secondo Deus Zak, che veramente ha fatto una prestazione notevolissima, con Carmine Piscuoglio. Se vuoi dire qualcosa su questo cavallo, perché grande cavallo, figlio della grande Martine Grieve, Victor Gio, ricordiamoci Victor Gio, figlio di Re di Cash e Ilaria Jett, quindi genealogia fantastica, proprio una genealogia da urlo, un cavallo che a 2 anni prometteva molto, poi si è trasferito in Francia,
ha vinto qualche corsa di prestigio tra alti e bassi, e adesso tornato in Italia nelle mani di Locisano, sembra che sia tornato ai livelli di due anni che allora, dopo Denzel Trapp c'era subito lui, cioè, c'era Denzel Trapp come capofila, perché 7 su 7 fece, ma Deus Zak era l'antagonista di Denzel Trapp nei Gran Premi. Poi, sì. Poi un giorno torneremo a parlare di questo Denzel Trapp scomparso completamente dai palcoscenici, perché quando mi ero lentamente allontanato credevo che fosse ancora un cavallo che poteva dare tanto al trotto italiano, invece poi ci racconterai mai in un altro episodio. Arriva dietro Deus Zak, arriva Vincerò Gara, anche lì un cavallo di 10 anni, quindi anche lui con tanto di cappello per chi l'ha mantenuto a questi livelli fino alla tenera età di 10 anni. E poi niente, invece questa corsa, delusioni un po' per Dotter AS, anche perché era sfilata in testa. Sì, si è fermata troppo presto forse. E quindi purtroppo insufficiente, anzi è proprio arrivata ultima nel plotone, e la delusione forse più grossa, non so ultimamente come era andato, un Blef Dipa me lo aspettavo un po' più tonico. Sì, anche Blef Dipa effettivamente, però cavalli che mille battaglie, purtroppo qualche problemina, non parlano i cavalli, purtroppo, per fortuna, perché chissà i nomi che ci darebbe se parlassero, quindi. Se no dopo partono le querele, perché dopo si arriva le querele, un attimo proprio. Quindi non qualche problemino, qualcosa, perché sono convinto che Elias non avesse voglia di presentare un cavallo così, ecco, un cavallo che ha avuto qualche problema, senza dubbio. Cioè, a certe dubbio. Manifestazioni non credo che nessun allenatore abbia piacere di succede che la Palferm sicuramente avrà avuto qualche problema, probabilmente Blef Dipa, ma vale per tutti. E andiamo all'ultima batteria, quella che vede la vittoria di Denver Joe, e ritorniamo ancora una volta su un allievo di Alessandro Gocciadoro che vince, mancando di poco la miglior prestazione della giornata in batteria, vince col tempo di 1:10:07. Secondo arriva un Capital Mail che in questa batteria sembrava essersi accontentato, quindi ti facevi la domanda, ma si è accontentato o è rimasto su uno standard non così eclatante come nel Costa Azzurra? La domanda un po' credo che fosse quella. Si vedeva che era tutto in mano. Si vedeva che non comandava Antonio Di Nardo, che si è accontentato. Cioè, non era il Costa Azzurra che comandava e non veniva avanti bello plastico. Invece lì era bello plastico, era lì si è accontentato. Probabilmente, anche se non si accontentava, non avrebbe più preso Denzel Trapp, quindi non l'avrebbe preso di sicuro, perché Denzel Trapp era qualche paddock. Non avevo ancora Denzel Trapp, Denver Do non l'avrebbe preso comunque, e allora si è contentato di vincere la seconda corsa. Ha detto quasi mi gioco tutto nell'ultima. Quasi gioco tutto nell'ultima, se mi va un po' di culo, e di fatti. Perché a volte, così scherziamo anche sul titolo, a volte Capital. Ma di fatti a volte Capital. A volte Capital, esatto. E poi terzo Banderas B, buona prova di Banderas B. Io sono rimasto impressionato a vedere la sua vittoria nel Costa Azzurra, perché me lo ricordavo ancora bene nell'ultima lotteria, quando eri Manna Vecchione, che vinse, credo, di consolazione, facendo una prestazione mostruosa, se non mi sbaglio. E l'ho visto ancora veramente un cavallo molto tonico, di nuovo con Antonio Velotti, quindi si qualificano Banderas, Capital e Denver Joe in ordine inverso da come sono arrivati per la finale. Qua grandi sorprese non ce ne sono state, Fiorano, di cui si parlava, ha rotto al via, quindi non è stato in nessun modo significativo. Carlo Magno Desi è arrivato quarto, tu non l'hai gufato, quindi di sicuro non è colpa mia, non è stata colpa tua in questa occasione. Però quello che ti volevo chiedere prima di andare ad ascoltare, sperando che ci rispondano, l'ospite di questo primo episodio del ritorno, no, di Race Off, volevo chiederti: ma
tu eri in scuderia a Bologna. Yeah. Tra l'altro abbiamo apprezzato la vittoria di un cavallo del tuo amico Massimo Campagno, un cavallo che sembra molto interessante. Tanto poi il figlio di uno stallone che piace a me, di Gugu Gaga, quindi... di cui ci hai parlato fino alla noia, sì, quasi. Esatto, fino a... esatto. Però effettivamente vedi, il tuo amico Campagno ha fatto vedere che dicevi anche una cosa giusta, sì, almeno in questo caso. Com'è, sì. Come si chiama sto cavallo? Fire Black. Sì, un cavallo, yeah, quattro corse, quattro primi, con Campagno, aveva, certo, aveva esordito con Matteini, con una rottura e un terzo posto in 18-7 in dicembre. Poi è tornato nelle scuderie di Massimo, da quando corre con Massimo ha fatto quattro corse, quattro perché primi. Tu l'hai indirizzato nelle cose da fare, ovviamente, e quindi hai sistemato la cosa, no? Sì, 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 sì. No. Più convinto? Più convinto? Sì. No, lui non sei convinto. Quindi no. Ho detto, no, una cosa che non era vera, ma se lo immaginavamo un po' tutti. Sì. No, ma però eri lì con Massimo Campagno, avete apprezzato questa bella prestazione, ma nelle scuderie, dopo le batterie, che cosa si diceva? Qual era il mood? Non il Mahmood. Il mood. Anche perché se non rompe, difficilmente perde. Secondo me non si batteva, se non rompe. Quindi... cioè, non c'erano altri cavalli che erano stati fare, ma guarda che Banderas B, però in effetti, no, Denver Joe, no, che aveva vinto bene, no. Se va davanti. No, come ti dico, l'unico che mi aveva dato qualcosa appunto era Capital May, perché non mi sembrava che l'avesse spremuto in batteria, mi sembrava che si fosse accontentato di arrivare a secondo. Però più per un piazzamento che per la vittoria. Per la vittoria, sinceramente, non, oltre a Vernissage Grip, non avrei visto nessun altro. Quindi anche gli altri, più o meno in scuderia, la sensazione era quella? Sì, era tutto quello. Si giocava per il secondo, si giocava? 10-6 tutti in mano, questo poteva fare meno di 1-10. Se sfonda, chi è che gli gira di fuori a fare meno di 1-10? Cioè, voglio dire, nessuno temeva per non so un cavallo che dici, ma sai, quello magari quello di Basir che è arrivato terzo, non si conosce bene, no, assolutamente non erano di quella poi, vabbè, sì, che poi una volta è arrivato secondo lì e cose, sì, lo svedese, ma sì. Comunque, ma come sono trovato posizione, sì, ripeto, non c'era grande passione nel pronosticare qualcuno di diverso da Vernissage. No. Bene, no, allora, però, se sei d'accordo, io a questo punto proverei a sentire qualcuno che questa cosa, sì, l'ha vissuto un po' più da dentro, sì, per capire anche quelle che sono le... non questo per mancare di rispetto a te, a tutti, per carità, no? Però ecco, sentire un'altra voce, sì, non al di fuori del coro, anzi proprio dentro al coro, questo, e sì, vediamo soprattutto se ci risponde, eh? ok. Abbiamo il piacere di avere con noi ospite di questa prima puntata, il ritorno di Race Off, assolutamente uno dei protagonisti di questo weekend, cioè uno dei partecipanti, uno degli attivisti della scuderia di Gennaro Casillo, Ciro Di Nardo! Grande Ciro! Ciao a tutti. Ciao Ciro, ciao, grazie di essere qua con noi. Allora, ovviamente il piacere di averti qua è triplice per questi motivi. Allora, il primo è perché sei qua con noi e quindi in questi 10 minuti, quelli che ci potrai dedicare, parlerà meno Moreno, e questo è già un grande sollievo per me. Il secondo è che ieri appunto... Questa l'ho già sentita. Paganini non ripete, quindi di sicuro non l'ho fatta io questa. Ecco, va bene, d'accordo, non dico più niente. La seconda invece, che appunto la finale della lotteria ieri se l'è aggiudicata il cavallo della scuderia di Casillo, dove è operativo il nostro mitico Ciro, e interpretato da suo fratello, quindi Antonio, e da qui il terzo motivo, che è quello di potervi fare un grande applauso, perché questa vittoria sicuramente ha un significato ancora più importante,
perché avete perso tu, tuo fratello Antonio Gaetano, vostro padre da poco, quindi immagino che le emozioni siano state ancora più alte dopo la vittoria di ieri. A te la parola, Ciro. Roby, l'emozione è grandissima. Il fatto che è mancato mio padre da poco è ancora più, è ancora di più, capito? Volevamo tanto che fosse qua con noi, ma si vede che ci ha visto dal cielo e ci ha messo pure lui una mano, dai. Ma lui ci avrebbe scommesso dopo la vittoria di Gaetano che anche Antonio c'entrava? Certo, certo, per Antonio ha sempre stravisto, anche se come era di consuetudine non faceva mai un complimento, capito? Però ci stravedeva per Antonio. Ah sì, beh, del resto voglio dire, il terzo dei fratelli, siete cresciuti veramente a pane e cavalli, perché voi siete una famiglia cresciuti così, la sua passione era infinita, lo ricordiamo ancora, lui era un gentleman, giusto? Sì, lui è nato da gentleman, poi siamo cresciuti dietro a lui, diciamo, poi a maggiore età abbiamo messo scuderia e siamo andati avanti da soli, capito? Tutto nasce da lui, dalla sua passione, è lui che ci ha portato in questo mondo. Certo, e quindi capiamo tutti benissimo la soddisfazione di Antonio e anche vostra dopo la finale di ieri. Ascolta, Ciro, stavamo parlando con Moreno del fatto che dopo le prime tre batterie in scuderia a Bologna, dove appunto era Ciro con Massimo Compagno, dove era appunto Moreno con Massimo Compagno, si discuteva e tutti davano per quasi certa la vittoria di Vernissage, salvo uno, ha detto il nostro mitico Big Mo, che diceva ma forse Capital Mail. Voi come la vedevate? E certamente il favorito era lui, era Vernissage Griff, diciamo, quell'errore ci ha aiutato e si sono cambiati un po' tutti i piani, capito Robby? Obiettivamente il cavallo è vero che ha risposto alla grande, è stato grandissimo, però se non va in errore lui là a quel punto, capite, cambia un po' tutte le dinamiche della corsa e dopo sicuramente non sarebbe stato facile batterlo, capito? Certo, è stato bravissimo Antonio, perché Antonio ha anticipato la mossa di Velotti con Banderas B e il primo che gioca spesso vince nei cavalli, succede così, vero? Ha indovinato la mossa vincendo Antonio, che è stato scaltrissimo, visto l'errore di Vernissage a puntare subito in avanti anticipando Velotti e lì è stata la mossa vincente. Certo. Non a togliere al cavallo che ha stracorso e ha vinto benissimo, però lì Antonio ci ha messo molto del suo. Certo, ascoltami, ma comunque il cavallo vi aspettavate che era pronto per fare queste prestazioni qui, sì? Il cavallo ci abbiamo sempre creduto, Roby, a parte l'impasse lì a Torino che ha avuto un problemino che poi è stato risolto, il cavallo abbiamo sempre creduto in lui perché è un grande cavallo. Certo, l'avete recuperato perché la stagione in Francia non era stata eccezionale, quella precedente, perché sì, un paio di vittorie anche facendo il suo record 1-9-5, però insomma nella media un cavallo che sembrava un po' in fase di calo. Che è stato in Francia, che era agli ordini di Savoie, il cavallo qua da noi è arrivato che non era al top. Gennaro ha lavorato molto dietro al cavallo e ha fatto un rientro a Milano alla grandissima e poi ha avuto quell'impasse lì a Torino, sistemato quelli, il cavallo è ritornato di nuovo ai suoi livelli. Certo, anche poi sì, impasse, io avevo sentito parlare di questa corsa non soddisfacente, l'ho vista successivamente, sì, non aveva corso benissimo, ma non è che era morto sull'ultima curva, cioè è arrivato però comunque, però non era lui. Sì, ha risentito un problemino che poi è stato risolto. Certo, e niente, quindi grande soddisfazione in scuderia, e peccato appunto perché magari qualcuno si aspettava la sfida con Vernissage, che erano comunque i due cavalli in fondo più attesi. Purtroppo Vernissage ha 10 anni, è un cavallo comunque che non è sempre gestibilissimo, il rallentamento di quello davanti a lui probabilmente l'ha portato a un inciampone che poi l'ha estromesso dalla corsa, ma secondo te con un Vernissage che correva, parlando di nulla,
nulla, no? Capital se la sarebbe potuta giocare, non dico vincere, ma giocare, o sarebbe stata una solo del biondo allievo di Goccia d'Oro? Sarebbe stato molto più difficile vincere questo obiettivamente, perché se il cavallo non ha vernissaggio, non ha quello in passe là, è capace che sfila lui in testa, dopo diventa secondo me imprendibile. Certo. Vabbè, ascoltami Ciro, ti volevo portare un attimo, poi ti lascio alle tue cose ovviamente. Allora, tu hai un'esperienza adesso con la scuderia di Gennaro abbastanza vasta, no? Perché giri in tutta Europa, sei stato in Svezia, in Francia e chissà dove anche, no? E noi comunque continuiamo a produrre soggetti di grande spessore. E che differenze ancora vedi dopo quest'ultimo anno, perché praticamente sono 10 mesi che non andiamo in onda? Cos'è cambiato? È cambiato qualcosa? Hai visto delle differenze? Cosa succede nel mondo dell'ippica? Qua in Italia, Roby, è brutto dirlo, ma ho visto pochi cambiamenti, anche se a parlare pure ieri alle interviste lì a Lotteria, il sottosegretario, il presidente, tante promesse, però speriamo che le mantengano, però in questi mesi ho visto pochi cambiamenti. In Europa vedi tutto il settore che funziona, vedi tutti i professionisti che sono sereni, che lavorano serenamente, che tutto funziona, cose che non vedi ancora qua. La rabbia è che qua in Italia ci sono tanti professionisti bravi, tanta qualità di cavalli eccezionale, però non viene valorizzata perché non abbiamo nessuno alle spalle che traina per noi, capito? Certo. E questo ci fa un po' rabbia. Certo. Nonostante Race Off, perché cioè, se tutti seguissero l'esempio di Race Off, soprattutto di Moreno, ovviamente le cose andrebbero molto meglio, direi che ecco, esatto. Ma se ne potrebbe parlare di questa cosa, potremmo anche impegnarci. Moreno ha già fatto un messaggio alla Nazione un po' di tempo fa, potrebbe impegnarsi a farne anche un altro. E quindi la cosa che un po' manca fondamentalmente rimane anche la serenità del lavoro, giusto? Tutto gira poi intorno a questo, Robby. Quando c'è la serenità economica, tutto funziona meglio. Qua i premi non sai quando arrivano, non sai quando li pagano, sempre meno corse, sempre meno premi, è tutto, capito, alla fine va sempre a degenerare. Certo. E con tutto ciò noi ci mettiamo anima e corpo, impegno e dedizione, ma fino a quando, capito, è vero che noi siamo malati di questo lavoro e di questo sport, però che è il motivo per cui va avanti ancora e siamo ancora al top, perché siamo veramente malati, mi ci metto anch'io, perché comunque voglio dire, noi continuiamo a produrre un livello, Moreno, cosa dici? Sì, no, come dico sempre, come cavalli e come uomini di cavalli noi siamo i migliori al mondo, non in Europa, al mondo, perché andiamo in America, vinciamo in Francia, vinciamo in Svezia, vinciamo dappertutto, abbiamo dei professionisti. Non è che lo dico io, lo dice Moreno, parlano i risultati. Sono i risultati. A Malta sembra che non abbiamo ancora un impatto importante. A Malta, però io volevo dire, voglio fare il bastian contrario. A Malta sembra che il cavallo italiano ancora. Però vabbè, niente. Tanti venivano molti in Italia investire in Italia da quali italiani, e poi si è perso un po', si sono dirottati verso la Francia, però Il PMU è andato in Francia, no. Quindi dopo hanno fatto uno scambio culturale, chiamiamolo così. Ascoltami, per chiudere ovviamente con le cose importanti, allora Ciro, e forse questa cosa ti sembrerà che te l'abbia già chiesta, tu non fare battute, Moreno, ovviamente. Nel ricordo, perdonami, di tuo padre, io personalmente mi porto nel cuore un giorno nel centro allenamento dove io ho avuto il piacere di stare con voi, in cui ero in pista con a sinistra tuo padre e a destra tuo fratello Antonio, no? Tu pensa Antonio che cosa ha dovuto superare per poter arrivare a vincere, anche un deficiente di fianco, poveretto tuo padre, mi ricordo che però tuo padre mi raccontava un mucchio di cose. Allora si vede che per transumanza è arrivato tutto Antonio, però perché a me non è rimasto niente, scusami della
Ti ha oltrepassato tutto, non credo, nemmeno un briciolo, non ci credo, non ci credo. Era distratto. Perché Moreno, devi sapere che suo padre in pista parlava molto, eh. Sì. Quando eravamo di fianco mi diceva: ma perché tieni la mano così, perché non la metti un po' più, perché, non fa, perché devi, era fantastico, era veramente un personaggio. E davvero ho avuto piacere, Ciro, della tua presenza per potervi per portare un ricordo anche a tuo padre, che è protagonista di questa vittoria a Lotteria di Antonio. Quindi complimenti a Ciro Di Nardo, complimenti alla scuderia di Gennaro Casillo, complimenti ad Antonio ovviamente. E Ciro, grazie di essere stato con noi, e noi ti aspettiamo una delle prossime puntate anche. Ok, volentieri Robby, un abbraccio a tutti. Grazie Ciro, ciao, ciao, a presto. Ciao, grazie mille. Ciao. E così abbiamo ascoltato anche uno dei protagonisti del capolavoro di ieri della scuderia di Gennaro Casillo, Ciro Di Nardo, che appunto da tanti anni ormai collabora con Gennaro e ha il fratello appunto come driver di riferimento della scuderia. Beh, insomma, voglio dire, una continuità di collaborazioni così lunga, perché comunque Antonio Di Nardo è già da qualche anno che lavora, sì, con Gennaro, stessa cosa vale, sì, per Ciro, sì. Avere una continuità, sì, di lavoro è comunque una buona cosa? È sbagliato? Certo, no, assolutamente, tu guarda, cioè le collaborazioni, tu guarda Vecchione con Evert ad esempio. Certo. Quindi mi sembra che... adesso è difficile che uno riesca a fare allenatore e guidatore, quindi il guidatore di scuderia ti dà consigli di come il cavallo era in corsa, quelle cose lì. Il catch magari è un po' più non conosce il cavallo, guida una volta lo guida l'altro. La continuità sicuramente è essenziale. Grandi scuderie dovrebbero avere un guidatore fisso, non per niente Bocciadoro se li guida tutti, la maggior parte se li guida lui, e quelle cose lì. Quindi vediamo, Barocini ha avuto per tanti anni Farolfi, adesso a Marco Stefani, a cui dopo arriviamo a dedicare, se vuoi dargli una gufata, sì, perché non vorremmo, sì, neanche perdere le buone abitudini, no? Però ci arriviamo dopo. Te la guido io la gufata. Ecco, sì, che sì, ovviamente, sì, non vogliamo fare per l'amicizia, sì, che ci lega, sì, anche, sì, a Marco, ovviamente. Sì, 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 sì. No, però volevo dire la continuità dei rapporti, perché poi voglio sottolineare ancora una volta, perché noi quelli siamo e quelli siamo rimasti purtroppo per voi, vogliamo sottolineare che nel mondo dei cavalli, delle corse, ci sono poi le persone spesso che non vanno sotto il riflettore, spesso a cui non viene dato il microfono in mano, che, certo, sono determinanti, certo, per le sorti, certo, di una scuderia, certo, e quindi di un cavallo. Sì. Questo lo diciamo da quando siamo partiti tanti anni fa ormai, Moreno. Le scuderie non sono fatte solo di allenatori, guidatori, abbiamo uomini di scuderia, abbiamo i veterinari, abbiamo i maniscalchi, i proprietari, i manager, tutte, c'è un giro veramente, veramente, veramente di tantissime persone che fanno la scuderia, fanno la fortuna della scuderia, tante persone, anche gli uomini di scuderia sicuramente hanno il loro valore, hanno un valore abbastanza alto, quindi... Ecco, le vogliamo ricordare e facciamo un applauso, sì, a tutti quelli, ovviamente in primis per questa occasione, a tutti i groom, chi ha seguito e chi segue ovviamente i cavalli che ieri hanno fatto magari una buona prestazione, senza dimenticarci che ovviamente gli animali, sì, animali che noi rispettiamo, vanno seguiti a prescindere, sì, dalle prestazioni. Sì. Questo è l'altro messaggio, che siamo stati, sì, assenti, esatto, ma l'idea almeno per me non è cambiata. È sempre quella, sì. Sì, cioè, sì, il cavallo, sì, può, esatto, correre a reclamare a diritto delle stesse attenzioni, poi è ovvio che il livello di allenamento sarà magari diverso, tutto quello che vogliamo, no? Però ecco. Allora, adesso per diventare un po' meno serio, cosa che mi riesce molto meglio, sì, tra l'altro, volevo, sì, dirti, secondo te, ieri, sì, nella giornata del lotteria, il fatto, sì, che io non fossi presente, né, sì, come guidatore, né come allevatore, né come proprietario, e neanche con ancora i soldi, quanto può ha perso parecchio. Perso un buon 70, cioè,
70.000%. 70.000%, anche io pensavo più o meno a quella cosa, soprattutto secondo me perché insomma, in una giornata così, un gentleman di cotanto rilievo che, ti ripeto, è stato in pista con, con il, attenzione, il signor Di Nardo, l'origine, ha dato seguito a tre figli, Gaetano, Antonio e Ciro, che insomma, vedere. Quindi se io ho solo sfiorato, certo, inevitabilmente, qua mi viene da dire, no? Sì. Cos'è che non ha funzionato? Cos'è? Se il secondo lo guidavi tu avresti vinto, sicuro. Il secondo, va bene. Arrivavo secondo correndo in due, ma questo vabbè, abbiamo finito di dire stupidaggine. Andiamo invece per chiudere, abbiamo parlato della giornata, dopo c'è un'ultima notizia con cui volevo confrontarmi con te, ma ne parleremo successivamente nei prossimi episodi. Allora, ieri si sono disputate anche i due premi della Regione Campania, maschi e Filli. Allora partiamo dal Filli, dove ha vinto, appunto, dicevo, aspetta un attimo che parliamo di Marco Stefani, perché si è aggiudicato il Filli con Elettra Desi, tempo al chilometro 1:12.4 su 2100 metri, ovviamente andato in testa e provate a venirmi a prendere. A prendermi, esatto. Quindi non so, quello ti volevo dire, vuoi augurargli qualcosa per i prossimi? No, per l'amor di Dio, lasciamo stare, che poi magari mi trova in scuderia, non si sa mai. Ciao Marco, ciao, stai bene? Ecco. No, però in effetti, ecco, insomma, voglio dire, le cose non gli stanno andando assolutamente male. Adesso ce lo siamo persi perché è successo nella nostra assenza. Lavora con Baroncini a Divignano, quindi voglio dire anche... Anche infatti, ieri si è tolto la sua bella soddisfazione. Sì, un bel salto di categoria, da cavalli finalmente alla sua altezza. Quindi bene Elettra Desi, però a me mi ha impressionato Leonor Di Poggio. Leonor Di Poggio, veramente grande cavalla, d'altra parte, il team è quello, sai? Grande cavalla, cavalletta, che fino a qualche tempo fa cavalla da centrale, l'ha presa il Giallino, è diventata la campionessa, è diventata veramente a stracorso. Perché ha fatto un giro e mezzo a destra di Elettra Desi, e Elettra Desi ha vinto bene, non possiamo dire che ha vinto. Sì, no. Però il Nord di Poggio ha chiuso altrettanto bene. Sì. Quindi, non ecco, si è persa neanche il retto d'arrivo, sì. Poi Antonio Velotti ha confermato, come tu mi raccontavi, che adesso è un momento terzo con Nate Jet, 12.6, Extra Wind quarto 12.7, Estasi di No, che non era partita, anche perché insomma numero 8 era un po' difficile partire, quindi ha tolta un po' la sua arma forte, comunque quinta in 12.8. Ma volevo andare a quello che è stato secondo me una corsa che è quasi dell'incredibile, che è quella invece della Regione Campania maschi, sempre su 2100, dove Executive Cup ha fatto una roba fuori dal mondo. 11.8 allora, a vincere, girando quarta, terza ruota, almeno un giro e mezzo. Sì. Questo era un grandissimo cavallo che si era perso. Che sono andato a vedere, aveva vinto 6 su 6 delle prime corse dal debutto. Sì. Difatti figlio dopo di FaceTime Bourbon, in Francia, è andato in Francia, e i cavalli italiani giovani andare in Francia si perdono un pochino, perché è tutto un altro correre, e ci ha messo un po' a ritrovarsi, ma adesso sta andando veramente forte. C'è da dire che Farolfi l'ha pennellato, perché effettivamente l'ha pennellato proprio, però è tornato veramente dalle alte. Anch'io l'avrei guidato uguale, in effetti, anch'io, sì. Sì, ma lo so, ma difatti, ma non so che ti ha telefonato prima di partire, come lo guidi, Robby? Lo so io. Ma mi piace che è rimasto questo sottile filo della presa per il culo, mi piace, che non è neanche tanto sottile, no? Però... No. Quindi no, grande, per me è un grande cavallo, sicuramente lo rivedremo più avanti, ma è tornato il cavallo che pensavamo che fosse.
Io, cioè, onestamente dicevo adesso cala, sull'ultima curva ha accelerato, è andato a prendersi. Hector Francis, l'ha mangiato in un boccone, poi Hector Francis è un po' scomparso, secondo è arrivata Heidi Girfalco Gio, che era andata seconda al via, superata. Sì, che non ha trovato da correre, non ha trovato, sì, però anche se trovava da correre, probabilmente Executive Cup non ci batteva. Eh beh, sì, effettivamente. È molto più forte per me, per comunque, me più forte. Giornata con tante bellissime prestazioni, quindi giornata ovviamente bella, e Capital Mail ovviamente per quello che è, e andiamo a chiudere con la corsa, purtroppo, perché fare la corsa di quando si perde... Mi perdonerete, ma una cosa la devo sottolineare, è un mio modo di vedere, per carità di Dio. Io ho rischiato di perdermi, parto un po' da lontano, una delle più grosse soddisfazioni che ho avuto da proprietario, perché al Federnat a Monte Giorgio, il cavallo che era il mio proprietario arrivò quarto, stampato in fotografia, quindi non ebbe accesso alla finale, e io non volevo fargli correre la consolazione, perché secondo me fargli fare due corse che aveva anche un numero, diciamo, sfortunato nella seconda, invece mi convinsero, tra l'altro proprio il sopra descritto Ciro Di Nardo, no? Fava, no, ma guarda che il cavallo sta bene, fallo correre, e vinse la consolazione, che è stata per me uno dei momenti più emozionanti. Per cui vincere la consolazione per un proprietario, parlo, è comunque un momento di, insomma, hai vinto qualcosa che faceva parte di un gran premio. Certo. Come è anche stata come dotazione, poi anche come dotazione. Sì, no, okay. Assolutamente, perché comunque hai vinto comunque un buon centrale, ecco, almeno, no? Ecco, infatti, ieri Always K, che ha vinto il Consolazione, si è portato a casa quasi 15.000 euro. Che, cioè, voglio dire, c'è di peggio nella vita, un calcio 3. In bocca. E... Un gruppo 3. Esattamente, quindi voglio dire, assolutamente. Però, come a che la Palferm è stata ritirata, perché effettivamente... palesemente c'è qualcosa che non andava, perché ha avuto la prima batteria, non è possibile che lei non arrivi nei tre per quella che abbiamo visto, quindi non ha corso. Io onestamente avrei valutato, mi permetto di dire, chiedo scusa, prima di tutto è una mia opinione, Cosmos Priest, perché la partenza che aveva dovuto fare la prima batteria è stata una partenza comunque particolarmente dispendiosa, il cavallo arriva sull'ultima curva che non aveva più, hanno voluto provarlo, probabilmente le due prove lui non le farà mai più. Secondo me hanno voluto vedere un po', di prendergli le misure, perché non le aveva mai corse le due prove e probabilmente non le correrà mai più. Poi ripeto, bisogna esserci dentro le cose, mi permetto di dire questa cosa perché ho talmente affetto per i cavalli che quando l'ho rivisto ancora una volta sull'ultima curva crollare mi è dispiaciuto, perché è un cavallo innanzitutto che ovviamente non può non ispirare simpatia, Cosmos Priest, è un cavallo con dei mezzi importantissimi, un cavallo magari caratterialmente un po' impegnativo, però insomma mi è dispiaciuto perché è ripartito ancora una volta alla grande, quindi sono tutti dispendi energetici fatti nella stessa giornata, così che magari, come hai detto tu, sicuramente sarà stato anche fatto per provare se aveva la... ma tu sei ovviamente più avanti di me, questo penso. Però invece è arrivato secondo Fiorano, che io avevo giocato piazzato dietro suggerimento invece nelle batterie, quindi una provocazione. Era più la sua portata, questa non è ancora un primissimo categoria Fiorano, quindi come Kennedy che è arrivato terzo, ricordiamoci che è un figlio di Miss America, quindi genealogia ne ha. Quindi, però sì, non sono ancora da gruppo 1. Non sono ancora da gruppo 1. Quindi primo Always K 11.6 in questa finale di consolazione, secondo Vecchione con Fiorano 11.8, poi Gabriele Gellormini con Kennedy terzo 12.2, Birbacaf quarto con Pippo Gubellini 12.3 e ultimo Daniele Jett che prende due quinti posti, che alla fine della fiera, insomma, il suo se lo porta a casa. Con soldi, E facciamo siamo tutti contenti. Bene, questo è un po' il racconto della giornata delle lotterie, soprattutto se ne avete voglia, se in qualche modo abbiamo fatto parte del vostro percorso ippico, siamo tornati anche noi a Race Off a raccontarvi un po' l'ippica, un po' come piace a noi l'ippica, forse dei nostri sogni, come la vediamo noi, con l'umiltà di sapere che, diciamo, io soprattutto l'85% di cagate 86 io
Tu non puoi giocare al mio gioco al ribasso, perché tu sei 86, l'enciclopedia ippica volante, anzi 86 e mezzo. 86 e mezzo. Benissimo. Allora, andando in chiusura, due cose. Uno, ho letto, me lo dovrei confermare, che ha chiuso la Maura. Il 25 aprile si è disputata l'ultima giornata di corse. Esatto. E apre San Siro a giugno, cioè. Quindi quest'anno fanno anche le notturne a Milano. Ah, con le luci, quindi? Sì. Beh, allora è un'evoluzione, allora. Esatto. E le voci che girano quali sono? Scusami, ma io ripeto, sono stato davvero assente e sto cercando di rifarmi un po' una competenza che ho perso un po'. Una via di mezzo, chi dice che è soddisfatto, chi dice che le curve andavano un po' più paraboliche, le solite cose. Non si possono accontentare tutti. Esatto, però comunque adesso si può correre di sera. Esatto, si può correre di sera almeno. Ok, quindi mi confermi questa notizia, che mi dispiace, ma fino a un certo punto, perché la Maura non l'ho mai sentita. Sono andato qualche volta anche a correre, ma non lo so. C'erano queste tribune che sembravano un po' appoggiate lì per pochi intimi. Ma di fatto, vista dal 1650, quelle cose un po' sì, proprio niente, c'è da pista di distanza 1650, cioè quelle cose un po' raffazzonate, ecco, quindi niente di che. Certo. Niente di che. Poi mi permetto di fare un grande saluto al nostro amico Fabio Pasqualin, che comunque rimane Fabio, ancora detentore della puntata più ascoltata, di Raceoff, evidentemente ricordiamo che ha aperto scuderia in Francia. Esatto, quindi un grande in bocca al lupo al nostro amico Fabio Pasqualin. E come ultima cosa, niente, noi siamo ripartiti, anche perché ce l'avete chiesto davvero in tanti. Non siamo qua a raccontarla, perché davvero mi ha fatto piacere, credo che abbia fatto piacere anche molto a Moreno. Certo, e so certo. Ripeto, non è stata fatta, ma proprio per problemi di impegni che non riuscivo più a rendere compatibile, ma devo aggiungere una cosa. Sicuramente abbiamo raggiunto vette insperate di ascolti, quindi vi ringraziamo. Non so come ringraziarvi, no? Però alla fine della fiera ho capito che poi rimaneva anche questa, anche Raceoff, rimaneva quasi una cosa intima, cioè io me l'ascolto ma me la tengo per me. Che è un po', perdonami, secondo me è uno dei problemi della nostra ippica, no? Ognuno guarda il proprio giardinetto senza pensare che un piccolo gesto, magari di collaborazione con qualcun altro, potrebbe renderci più belli e più visibili. Esatto. Quindi anche Raceoff, ho avuto la sensazione che cadesse nell'orticello, che sì, lo ascoltano i soliti noti, per quanto non fosse, davvero non eravate pochi, e questo un po' mi è dispiaciuto. Allora, io vi chiedo una cosa, se ritenete che Raceoff sia un bel podcast, comunque credo che rimanga ancora l'unico al mondo dedicato all'ippica, ma non le corse. All'ippica, a chi c'è nel mondo dell'ippica. No? Ai cavalli, esatto. Ecco. Se veramente ritenete che in qualche modo possiamo valere qualcosa, che possiamo essere rappresentativi del movimento in maniera positiva, perché quello vogliamo essere, perché è un movimento che mi sta nel cuore e anche a te, e fate un piccolo sforzo. Una volta che ci ascoltate e vi piace quello che ascoltate, se non vi piace ovviamente, per carità, mandate e condividete la puntata. Facciamo ascoltarci, siamo un mondo bello. Aiutateci a farci ascoltare. No, facciamoci tutti una cortesia, perché dobbiamo raccontare a tutti che il mondo dell'ippica, il mondo del trotto, è un mondo potenzialmente bellissimo. Dobbiamo dirlo forte. Possiamo solamente essere un amplificatore, e questo è il motivo anche per cui è nato Raceoff. Esatto. Non so se tu sei della mia, batti un colpo, se no dammi, smetti le imbecille, che sai che non mi offendo. Da te mi puoi dire tutto. Va bene, il colpo, ho sentito quattro colpi, quattro. Ecco. Ladies and gentlemen, si chiude qua la 131esima puntata di Raceoff. Mancavamo effettivamente da agosto dell'anno scorso, siamo ritornati. Se vi è piaciuto rimanete con noi, se non vi è piaciuto continuate a fare quello che facevate negli ultimi 9 mesi. Grazie comunque a tutti ciao voi tutti. Che ci avete ciao, ascoltato, ciao. Grazie Moreno, grazie Ciro, alla prossima! Grazie a tutti, ciao.